i valori sono totalmente diversi, cioè loro lavorano per fare business. Però per quanto per voi sia importante il valore, per la persona che incontrate in ascensore, che ha bisogno di capire in 3 minuti cosa fate, questo è, e poi guarda, puoi andare su www.mondolaios.it ad avere maggiori informazioni, punto. Aspetta, c'è prima una roba velocissima. Gianni De Michelis nel 1990 è stato presidente del basket nazionale e diceva che nei prossimi anni, cioè negli anni che stiamo vivendo, il numero di ore lavorate sarà sempre meno e aumenterà il numero di ore del tempo libero. Lo stiamo verificando. E dove andrà? Dove va tutto questo tempo? In 3 situazioni diverse: affetti, volontariato ed entertainment. Io mi occupo di entertainment, di divertimento. Voi vi occupate di sociale e tutti ci occupiamo di affetti. Tino. Ormai da quasi un secolo i Lions stanno diffondendo di volta in volta il loro modo di comunicare e direi che i metodi utilizzati nel passato hanno prodotto dei risultati. Se non che, Gianfranco, sull'ultima rivista Lion c'è un bellissimo articolo che dice che nell'ultimo anno associativo a livello internazionale abbiamo acquisito 209.000 soci, però ne abbiamo persi 190.000. Quindi vuol dire che la comunicazione, che è partita nel 1917, penso, con la lettera, col francobollo appiccicato, fino ad arrivare ai più moderni sistemi, un qualche effetto ce l'ha, e guai se si ponesse un limite o se andasse a dire è meglio questo o è meglio quell'altro. Va bene tutto, perché oltretutto l'età media della nostra associazione, dei nostri associati, è di un certo livello, per cui vale ancora in alcuni casi la telefonata o la comunicazione col francobollo. Per altri invece è fondamentale, guai se non fosse così. Io 3 mesi fa, a me è stato imposto da mio figlio questo strumento, che vi garantisco, io ci ho messo 2 mesi per accettarlo, vincendo una lotta interna non indifferente. Oggi non ne posso fare a meno, aveva ragione mio figlio. Comunque, detto questo, io ritengo che andiamo avanti con l'innovazione laddove è possibile in tutti i settori. Però badiamo anche a come convincere i nostri soci, attraverso un'informazione adeguata, a rimanere tali e non a vivere questo lionismo di passaggio, che ormai è una caratteristica che impronta la nostra situazione da troppi anni. Quindi va visto un percorso nuovo nel fare comunicazione interna, nel fare convincimento interno, e viva Dio, consentitemelo, di fare formazione interna. No, io vorrei, ormai siamo vicini alla conclusione, però complessivamente ho seguito le vostre esperienze di comunicazione con le differenze tra destinatari, riceventi, gli obiettivi, la metacomunicazione che bisogna cercare di conoscere, per conoscere e gestire. Però complessivamente 2 punti vorrei che ci lasciaste. Allora, come si può ottimizzare l'utilizzo di questi mezzi, quelli tradizionali e quelli delle nuove tecnologie? Sia per rendere più sinergica la comunicazione tra noi Lions, sia tra Lions e la cittadinanza o i non Lions. A me ritorna un'idea, perché poi noi a Segrate non ci siamo riusciti, ma di fatto noi come città siamo gemellati con una città del Salvador che si chiama Sansonate, il cui sindaco è un Lions. Ci siamo visti in videoconference per una volta, ma poi non siamo stati in grado di andare avanti. Per esempio semplice, l'ottimizzazione dei gemellaggi, cioè di rendere vicino anche nello spazio e nel tempo ciò che invece è lontano, potrebbe essere secondo me una possibilità di vivere il lionismo con questo senso globale, come di fatto è ormai. Ecco, quindi qualche pillola per
il futuro soprattutto del nostro governatore. Grazie. Allora, chi risponde prima è pure lei. No, non mi sottraggo, ritorno al concetto della comunicazione, della confusione, ovvero le pillole, cioè il cambiamento lo si gestisce, lo può gestire uno che ha visto il cambiamento. Io prima citavo, adesso Gianfranco, ma lui ha visto veramente il cambiamento di tutti i computer. Io ho visto, prima parlavi del piombo, caspita, io sono andato in Inghilterra in Fleet Street, che era la via dedicata ai giornali, e ho visto le macchine, le linotype che arrivavano dal piombo. La mia, adesso mi parlo addosso, la mia esperienza personale, ho studiato e tecnica e sono un perito elettrotecnico a Feltrinelli. E poi ho fatto la Bocconi, non so perché, ma poi ho fatto la Bocconi. Quindi la mia conoscenza tecnica è stata poi applicata a una conoscenza organizzativa e quindi sono in grado in questo momento, a 60 anni, di gestire un po' tutta la situazione. Ma non è facile, cioè non ci sono, purtroppo non c'è tanta gente che può vantare, non vantare, avere le mie esperienze. Quindi il problema di scrivere il giornale, bisogna scriverlo in maniera fresca, in maniera corta, perché se no non ti legge più nessuno, come i giornali, la stampa gratuita, perché lì è cotta e mangiata, perché devi mettere più di 20 minuti a leggere i Lions, non so quanto ci si piega, perché bisogna essere, per dire le pillole così. Un'altra situazione, ritorno a prima, bisogna arrivare a sentire e a far sentire partecipi tutti attraverso tutto quello che ho detto prima, la telefonata ultima, la mail, la serata, per esempio una cosa che mi dava fastidio quando ero là, era perché non riuscivo a colloquiare con gli altri, vedere gli altri club cosa facevano. E non riuscì veramente, e poi quando ci vedevamo ognuno si teneva proprio il suo tavolo, vasino, sì. E così, e invece magari avevamo poche cose, ero della loggia dei mercanti che poi ha avuto tante trasformazioni, e invece io avevo qualcosa da dire, probabilmente ascoltavo qualcun altro, e l'unione fa la forza, l'unione dei pochi che ci sono a qualsiasi livello fanno la forza per un nuovo modo, perché il modo attuale non va bene, se no non saremo qui a parlarne. Il modo nuovo è quello di serrare le file con quelli che ci sono per proporre, per far venire nuove idee, ma non c'è, vi posso garantire, me lo gioco, non c'è, cioè, trasversalità sulle classi sociali e verticalità sulle età. Perché il figlio, non mi ricordo il tuo nome, il suo figlio gli ha tanto fatto il lavaggio del cervello che lui adesso ha tirato fuori uno smartphone. Uno smartphone è quello, dov'è? Qua? Che questo è uno smartphone dove si scrive, si mandano i messaggi e tutto. Che è il futuro, perché saremo tutti collegati con tutti gli altri. Ma sembra di dire una banalità, invece è una cosa di estrema importanza. Io su questo lavoro, su questo strumento, ho attivato una cosa che si chiama Google Now. Facile. Cosa mi serve? Mi serve perché io, qui non lo posso fare perché non c'è, giustamente non serve, e dico età di Sergio Chiesa, e dopo una ricerca su non so dove, questo è preoccupante, viene fuori che mi dà l'età di Sergio Chiesa. Ieri sera ho chiesto l'uomo perfetto di, non mi ricordavo com'era l'uomo perfetto di Leonardo da Vinci, e ho detto l'uomo perfetto di Leonardo da Vinci, non è che è una roba incredibile, è voice to speech, è voice to text, cioè è una roba normale.
però la macchina mi ha risposto rapidissimamente che era l'uomo vitruviano, perché è uno dei che abita in via Vitruvio. Credo che sia così la cosa. Comunque, però non l'avevo in mente e me l'ha data subito. Mia moglie ha visto Vilma De Angelis per televisione e mi ha detto: ma quanti anni c'ha Vilma? Quanti anni c'ha Vilma? Dracheda. Quindi il mezzo è differente, ma se io non glielo domando nella forma più corretta non ho la risposta. Ah, sì, provo a rispondere per la parte che mi riguarda. La parola è strategia, cioè sempre di più bisogna passare con un'associazione come la vostra dal non professionale al professionale. Il fatto di aver scelto i governatori di appoggiarsi, fondamentalmente alla mia agenzia, però insomma, quello vale di più. Quello vale di più, ovviamente, cioè avete the best, no? Ovviamente, però a prescindere che sia io un'altra, è appoggiarsi a professionisti che questo mestiere lo sanno fare, interno e esterno ai Lions, perché poi avete anche delle figure professionali che fanno il mestiere anche interno, quindi con un'ottimizzazione anche del costo, anche se la persona interna l'unico piccolo difetto che può avere è di non essere obiettivo, perché è Lions. Io non vi nego, mi è stato chiesto da tanto di entrare a far parte dei Lions, sto dicendo di no mano in cuore perché so che sarà un cambiamento anche nel mio modo di vedere e di comunicare per voi. Sarò meno efficace perché divento parte di quei valori e non riesco più a vederli da lontano, me li vedo addosso. Io per me, per la mia agenzia, non posso comunicare, vi faccio comunicare un altro. Non potrei andare a comunicare, a farmi autopromozione, mi parlerei addosso perché non sono obiettiva. Quindi sicuramente il fatto di, per rispondere a lei, è di avere una strategia che vada a integrare strumenti, mezzi, linguaggio, le scese in piazza, però avere una strategia comune tra tutti voi, e questo è lo sforzo che stiamo facendo da un anno, proprio, ripeto, è un processo però lento, se lo si può fare bene, ottimizzandolo e sedimentandolo, perché siccome l'impegno è in termini di risorse e di costi anche notevole, va fatto davvero in maniera professionale per poi mantenerlo nel tempo. Sì, mi riallaccio a quello che ha detto il mio amico fornatore. Cioè noi parliamo, abbiamo parlato tutta la sera, in qualche modo, e sottintesi, di scopi dell'aionismo. Ma dell'etica, l'aionistica, non ne abbiamo parlato. Quando io intendevo per valori, intendevo l'etica, l'aionistica, che mi fa arrabbiare quando leggo per esempio che la donna è stata coltellata con 24 coltellate, perché so benissimo, una donna della mia età, che questo significherà poi che magari due giorni dopo un altro coltellerà la donna, perché è un fatto di mitomania. Per cui quando intendo i valori intendo anche dare una comunicazione che non sia una comunicazione violenta. Questo forse non c'entra niente con l'anno, ma volevo specificare l'importanza di un approfondimento dell'etica laionistica. Per me è fondamentale, perché in tanti anni questo non è stato fatto. No, quella comunicazione non violenta deve essere trasversale, assolutamente. Ultima domanda e dopo sciogliamo, direi, Luciano Bruna, poi risposta a voi. Grazie. Più che una domanda è forse riprendere in parte un argomento trattato. Abbiamo detto utilizziamo i mezzi più avanzati per comunicare in una maniera più efficace, più moderna, ovviamente non tralasciando chi ha degli usi tradizionali che magari non si avvicinano a questi mezzi. Quindi questo significa che ci sarebbe un'equivalenza tra quello che succede in questa sala e quello che vede qualcuno in streaming o ha visto qualcuno in streaming, no? Ci sono i comunicatori, ci sono sia qui che lì, perché li rivedono, ci sono le idee, perché vengono trasmesse attraverso le parole, le ascoltiamo noi come le ascoltano loro, e c'è in parte, perché non è che sempre viene fatta la panoramica, ma insomma c'è il pubblico, perché ci sono gli ascoltatori, quelli che singolarmente a casa propria sono davanti allo schermo, sono gli ascoltatori che invece qui sono tutti presenti.
sembrerebbe la stessa cosa, e vado un po' nella linea di Carla, sembra la stessa cosa, però facciamo una cosa, chi di voi, non mi magari rivolgo tanto ai più giovani, ma sono quelli che hanno anche la mia età, quando veniva Edoardo De Filippo a Milano andava a teatro, poi ci siamo anche comprati, non i dischi, io sono ancora legato a qualche nastro, delle commedie di Edoardo. Avete avuto la stessa sensazione che avevate quando eravate seduti nella sala rispetto a quello che avete davanti al vostro schermo? Allora, ci sono grandi, non so poi se hanno ragione o no, ma insomma, dico teorici del teatro, comunque no, appassionati del teatro più che dei teorici, che dicono che lo spettacolo teatrale è fatto dall'autore, dal regista, eccetera, eccetera, dagli attori e dal pubblico e soprattutto dal rapporto diretto che si istituisce quella sera in quella sala con quel lavoro e con quegli attori. Io ho vissuto a volte seguendo una compagnia teatrale per 3 mesi, ci sono degli effetti differentissimi perché magari cambiano poco o cambiano qualcosa, sì, gli umori di chi è, ma soprattutto cambia chi ascolta e non si ricostituisce questa unità. Allora, dobbiamo assolutamente... adesso avete capito la domanda. No. Pensate al contrario, pensate se io avessi parlato davanti a una cinepresa senza un pubblico. Anche io avrei reso meno della metà, della metà, della metà. Perché, ripeto, la tecnologia c'è, ci deve essere e dobbiamo aggiornarci alla tecnologia. Ma con i limiti e le difese di quello che è, adesso il discorso che stiamo facendo è ancora più ampio, di quello che è la cultura, di quello che sono i valori. Il teatro non può essere visto attraverso streaming, attraverso una cassetta, il teatro è teatro. Se però questo strumento, come diceva Sergio, può servirmi per far assaggiare il teatro a chi non lo conosce, ok, ma assaggiare, non che quel teatro diventi attraverso una telecamera. Lui doveva fare una piccola frecciata, tu vuoi dire qualcosa prima o sentiamo prima no, la frecciata sua e poi chiudiamo, direi, perché sennò... In che quota entra nella prima parte della sua illustrazione l'empatia? Diceva prima... Totale. Totale, allora solo 7% di quello che noi comunichiamo è contenuto. Quindi il resto è tutto empatia, metacomunicazione, comunicazione verbale, paraverbale, è tutto irrazionale. Se io ho consapevolezza, quello che vado a comunicare in maniera irrazionale diventa una forza, diventa una potenza e anche i miei difetti io li posso girare in caratteristiche positive. Io perché ho iniziato a comunicare? Perché io parlo tanto. Cioè io da piccola mi sono, credo che non sono iniziato a parlare forse prima di camminare. In alcun momento è un difetto parlare tanto, perché se mi parlo addosso è un difetto. Come faccio a girare un difetto in qualità? Caspita, lo uso come lavoro. Cosa faccio? Comunico. Ava. Mi sentita Max e penso di avere la conclusione per il meno meno. Allora, al Teatro Parenti mi hanno fatto la stessa cosa, il direttore artistico mi dice, ah no, ma guardi che il vedere teatro è meglio, bene. E la seconda cosa è stata, lei mi deve portare più abbonamenti. E io gli dico, fammi capire, se non li hai portati tu, che sei così bravo, come li faccio a portare io? Ragionamento successivo, questo ragionamento per me è sorpassato, perché quello che stavo dicendo prima a Carla, ovvero il fatto di vedere la gente ampliare questa community senza aver paura di questa parola, più si amplia la community, più il mio valore che vado a esprimere è sentito di più, è più forte. E mi gratifico anch'io. Avete capito? Il problema è la community adesso, non è una roba per giovani, è una roba per una cosa per gente che ha piacere, ma chiaramente, come diceva lei, se si vanno a fare le pistolate
non si dice pistolate, ma forse qualcosa del genere è data loro, le pistolate in Facebook non serve a niente, non bisogna andare in Facebook a parlarsi addosso, ma a portare qualche cosa di esperienza, un po' il commento, un po' quello, che poi nel prossimo service verrà espresso. Grazie. Chiudiamo qui, grazie a tutti, ci vediamo alla prossima.